No, no, ragazzi. No, no. Io credo che, scusate, il video di oggi che ho fatto uscire intorno alle 14, come sempre, non sia stato recepito da tanti. Mi dispiace, perché ho detto pro e contro per quello che secondo me è l'argomento del giorno, cioè il rinnovo di Paolo Dybala. E chi è contro Dybala ha preso le cose pro Dybala che ho detto per dirmi che avevo torto. Chi è a favore di Dybala invece ha fatto il contrario. E quindi mi sono ritrovato massacrato nei commenti. Ma questo è un giochino che accade spesso e vabbè, ormai ci sono abituato. C'è una cosa che non mi è piaciuta più di tutte e credo che sia doveroso un video in più per spiegare la mia presa di posizione, che non vorrei mai provocare nel vostro cervello poi dei ragionamenti per cui non ho capito niente del discorso o sono incompetente. Poi magari potete pensarlo, se sono incompetente è vostro diritto. Però non mettetemi in bocca parole che non ho mai detto e non mettetemi in testa pensieri che non ho mai pensato. Prima di tutto però ci tengo a rubarvi proprio qualche minuto per raccontarvi una cosa di cui sono molto orgoglioso. Da oggi c'era un nuovo sponsor del canale, quindi ho preparato una breve clip. Qualcuno si ricorderà di come è iniziato nel 2014. Una buona parte del community è nata grazie a FIFA e ai video che dedicavo alla carriera allenatore. Negli ultimi 2 anni invece ho avuto il piacere di collaborare direttamente con PES, partner ufficiale della Juventus. Ricorderete i videovlog dei miei viaggi a Madrid e a Roma per poter seguire alcune partite da inviato speciale. Ma possiamo andare ancora più indietro nel tempo, arrivare fino alla mia infanzia, dove ormai ho perso il conto delle ore passate di fronte al Game Boy a giocare a titoli come Pokémon, come Super Mario o come tanti altri classici del passato indimenticabili, o davanti alla PlayStation o ancora le memory card della Play 1. Quanto sono boomer. Insomma, nella mia vita, come immagino anche tanti di voi, sono stato e sono ancora un videogiocatore. Proprio perché so che anche tra di voi, e soprattutto tra di voi, ci sono nascosti tanti gamer, ho deciso di accettare l'offerta di Eneba, che voglio assolutamente ringraziare per la proposta. Eneba è un marketplace di giochi, con oltre 20.000 prodotti digitali sempre disponibili. Il bello di Eneba è la possibilità di acquistare i titoli più interessanti sul mercato, sia vecchi che nuovi, ad un prezzo davvero vantaggioso. Grazie ad un punteggio elevato Trustpilot potrai acquistare anche in tutta sicurezza. E in caso di necessità avrai una chat di supporto attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e potrai quindi parlare direttamente con chi gestisce la piattaforma. È ovvio che ai miei tempi era soltanto possibile uscire e recarsi fisicamente in negozio per acquistare giochi o console, e invece per fortuna oggi esiste un metodo molto più semplice e veloce. Ma quanto fa 2021 questa cosa? Siete praticamente già pronti per un nuovo ed ipotetico lockdown, che spero non arrivi. Ragazzi, passate in descrizione dove ci sarà appunto il link per accedere direttamente alla piattaforma e anche un codice sconto che associato al mio nome vi permetterà di risparmiare qualche soldino. E ovviamente, dato che è il periodo di uscita di FIFA 22, non potete fare altro che acquistarlo su Eneba e risparmiare anche qualcosa grazie al mio codice sconto. Ragazzi, è arrivato il momento di comprarlo. Lo so, non lo volevate prendere, ma lo prenderete anche quest'anno. So che per alcuni di voi questo è stato un vero e proprio tuffo nel passato, anche andare a attraversare qualche anno del canale o comunque cose molto più indietro nel tempo. Quindi mi fa piacere nel caso in cui siate contenti. La cosa che mi ha veramente preoccupato più di tutte è stato leggere qualcuno che mi scrive: come si può mettere in dubbio Dybala quando ci ritroviamo persone come Bentancur, Rabiot, Ramsey, Bernardeschi, De Sciglio e via dicendo, in rosa? Questo non mi è piaciuto, ragazzi, per un motivo. Se io non mi metto qua a fare un video in cui parlo di quello che può fare Ramsey, è perché da Ramsey, bene o male, mi aspetto quello. Se domani dovesse uscire la notizia secondo la quale Bernardeschi è vicino al rinnovo del contratto, che anch'esso in scadenza al 30 giugno 2022, non mi vedreste fare i pro e i contro di quello che può dare Bernardeschi alla Juventus. Direi semplicemente, in anni che abbiamo visto Bernardeschi giocare con la Juventus, il massimo che abbiamo visto è stato un giocatore mediocre o poco sopra la mediocrità che non può essere titolare nella Juve. Questo è il mio riassunto, è che se fa delle partite fatte bene, ok, le prendo, ma la maggior parte saranno partite fatte male. Bentancur, Rabiot, e adesso prendo loro due, e lo so che li sto massacrando ultimamente, però credo che sia anche giusto, a una certa, iniziare a puntare il dito contro quelli che, a mio modo di vedere, sono i veri colpevoli, cioè i centrocampisti che non sono in grado di garantire
un apporto normale per una squadra che vuole fare cose importanti come la Juve. Bentancur con Sarri è stato il miglior centrocampista della stagione ed è stato anche un ottimo centrocampista. In quel momento tanti di noi, se non tutti, eravamo partiti col cervello dicendo: ecco, finalmente Bentancur, giovane promessa del centrocampo della Juve, con Sarri ha fatto una buona stagione, adesso sarà il grafico in impennata positiva. L'anno scorso con Piero è stato un disastro, un disastro. Poi certo, è stato messo addirittura a impostare tutta la stagione, quindi ok. Io da Bentancur mi aspetto qualcosa, non troppo, secondo me è un discreto giocatore se deve fare semplicemente il mastino, il recuperatore dei palloni, la mezzala anche magari di inserimento. Quest'anno Allegri sta dando un ruolo più intelligente, cioè quello di muoversi tanto senza palla, perché con la palla tra i piedi è un po' un disastro quando poi deve tirare in porta o passare il pallone con precisione, con i tempi giusti. Quindi Allegri lo fa muovere molto senza palla, gli fa recuperare i palloni e in questo eccelle. E devo essere onesto, quando fa questo, ok. Però non potete dirmi in 4-5 anni di Bentancur ormai la Juve è, però con Sarri ha giocato molto bene. Ha giocato molto bene un anno. Stessa cosa Rabiot, però l'anno scorso Rabiot è stato il miglior centrocampista della rosa. È stato un anno, dopo un anno tremendo nella prima parte con Sarri e decente nel finale. Anch'io ragazzi, in ormai 15 anni, 10 anni, non mi ricordo neanche più che gioco a calcio, ho sempre fatto cagare, sempre fatto schifo, però una stagione ho fatto 10 gol in 20 partite, una roba del genere. Quella stagione lì era un fenomeno e nelle altre ero scarso? No, semplicemente quell'anno lì è andato particolarmente bene e in tutti gli altri sono rimasto sulla mia media. Non è che se adesso chiedo ai miei compagni di squadra un giudizio definitivo sulla mia carriera, mi dicono: potresti continuare su quei livelli del 2017-18 dove hai fatto 10 gol? No, continueranno a dirmi: sei un giocatore scarso, sei tristissimo, in quell'anno lì toccavi il pallone e andava dentro, perché il calcio è fatto anche di quest'annate. È quello che ho sempre detto. Io mi ricordo i tempi in cui si diceva che Belotti valeva 100 milioni di euro. Ragazzi, sono passati 3-4 anni al massimo, una roba del genere. E vi continuo a dire, non basta un anno fatto bene, soprattutto per un attaccante, per dire: eccolo, quello è l'attaccante. Io faccio sempre l'esempio di Trezeguet. Trezeguet ha fatto 10 stagioni alla Juventus e ha fatto 171 gol. In una stagione poi non ha nemmeno giocato mai per infortunio, in cui ha segnato soltanto un gol. Facciamo presto, 171 diviso 10 è una media di 17.1 a stagione. Poi ribadisco, in una stagione ha fatto soltanto un gol. Significa che tutti gli anni, per 10 anni, questo ha segnato con continuità. Ronaldo, Messi, Buffon, perché questi sono nell'Olimpo del calcio? Perché questi è 10, 15, 20 anni che sono ai massimi livelli. Questi fanno la differenza anche ad un'età avanzata e la fanno da 10, 15 o 20 anni, come l'ha fatta Federer, per dire. Questi sono i veri grandi uomini sportivi. Poi se ne potrebbero fare anche tanti altri esempi al di là del calcio. Io sono molto ignorante, però nella mia idea, quando ero ragazzino, c'era Michael Jordan. Si è parlato tanto di Tiger Woods. Basket e golf non li ho mai visti, ma queste sono leggende perché hanno dato continuità ad alti livelli per tanti anni. Dybala, questo è il settimo anno che fa la Juventus, ne ha fatti 6, ok? 4 bene, 2 meno bene. E i 2 meno bene sono l'ultimo con Pirlo per causa problemi fisici e il primo di Cristiano Ronaldo per motivi che tutti conosciamo. Cristiano Ronaldo al centro del progetto, tasso tecnico del centrocampo inizia a calare e quindi si preferisce affiancare Mandzukic a Ronaldo piuttosto che Dybala, che poi entra nella finale di stagione ma non fa una stagione assolutamente ai suoi livelli. Perché io mi metto qua e dico che Dybala, per quanto sia contento del suo rinnovo, mi deve dare di più. Non è perché sto mettendo in discussione Dybala ignorando gli altri problemi, perché secondo me i problemi, lo ribadisco, questa settimana poi a maggior ragione. Io credo che il centrocampo della Juventus sia imbarazzante per una squadra che vuole tentare di vincere lo scudetto ai nastri di partenza o comunque arrivare nelle prime 4 a fare una buona Champions. Imbarazzante, imbarazzante. Poi magari lo vinciamo, vinciamo lo scudetto, magari vinciamo la Champions. Ma sono due cose distanti dalla realtà. Sarei contentissimo, nel caso mi ricrederò, ma il tasso tecnico del centrocampo della Juve è molto basso, quindi lo so che il principale problema è quello lì. Non mi nascondo, insisto, lo ribadisco con forza. E non è un voler ignorare quei problemi lì per puntare il dito su Dybala, anzi, lungi da me. Tutte le volte che leggo Dybala è un pippone, o la gente, poi io impazzisco quando chiamano Dybala patatino, quando chiamano Allegri acciuga.
io non ce la faccio. Io non ce la faccio perché non è il modo in cui vivo il calcio io, come quelli che chiamano la Juventus ladri, quelli che chiamano l'Inter prescritti, quelli che chiamano i napoletani napolecani, ragazzi, cioè di una bassezza morale. Poi ci sono dei giornalisti che vivono di questo, per farvi capire i livelli a cui siamo arrivati in Italia. Dire che Dybala è scarso è una follia. Dire che Dybala non è Cristiano Ronaldo o Messi, credo che sia giusto. Io mi ricordo che quando 3 anni fa o 2 anni fa, anche l'anno di Sarri, io lo ribadivo con forza, io amo Dybala, voglio un gran bene a Dybala, sono contento che sia la Juventus, ma non è un fuoriclasse di primo livello e non lo sarà mai. Sembrava avessi detto delle bestemmie. Ad oggi ci permettiamo di dire che Dybala è un giocatore che nella Juventus non può giocare. Boh, sarà. Però tante volte senza Dybala c'è zero fantasia là davanti e poi uno dei pochi in grado di accendere la luce. Possiamo ragionare sul fatto che i 10 milioni siano pochi o troppi in tempo di Covid, questo sì, ma mettere in discussione Paolo Dybala, mi dispiace, mi tiro indietro. Ma nemmeno dirmi non metterlo in discussione perché ci sono quegli altri, ce ne sono alcuni da cui non mi aspetto assolutamente niente, invece da uno come Paolo Dybala mi aspetto sicuramente tanto.